abbiamo messo a posto del pan cantato il pan di Spagna. Il pan di Spagna è un prodotto tipico genovese, si chiama pan di Spagna, ma non so se qualcuno lo sa, è stato inventato da un genovese, un certo Giovan Battista Cabona, detto Giovata, che è andato a Madrid a fare questo pan di gli spagnoli lo chiamavano prima pan genovese, poi l'hanno chiamato pan di Spagna. Poi abbiamo aggiunto dei pinoli, che sono un prodotto tipico genovese, e della confettura di ciliegie messe nell'alcol, che sono tipiche queste ciliegie della zona di Alcura di Savona. E le abbiamo interpretate in questa maniera qua, rendendolo più leggero possibile, cercare di seguire sempre la ricetta che è stata mandata dall'Austria. La modifichiamo, ma non tanto, perché sennò allora non è più altra che scudano, che abbiamo un altro modo. Noi spesso questi gusti qua li facciamo nostri e poi lo riproponiamo durante l'anno ai nostri clienti, perché poi sono gusti un po' particolari, un po'. Noi facciamo tanti gusti un po' strani, abbiamo una serie di ricette che prepariamo nostri particolari. E aggiungiamo poi anche questo, come quello che è stato fatto l'anno scorso, 2 anni fa, 3 anni fa, noi cerchiamo sempre di riproporre al nostro pubblico, poi apprezzano tantissimo. Qui con il Gelato Day si sta proprio, diciamo così, si sta anche tastando con la nostra lingua quanto è buono questo saper fare dei nostri maestri che fanno proprio con il gelato, fanno queste specialità. È bello soprattutto che poi all'interno del, diciamo del tema legato con lo strudel, ogni singola realtà interpreta proprio questo saper fare. Credo che sia bello sia scoprirlo che provarlo, soprattutto io uno l'ho fatto, ora vado verso l'altro. Questo saper fare delle nostre realtà è stupendo ed è soprattutto un anche vero valore, ecco, della nostra città. È uno anche stimolo, ecco, verso ogni cittadino nel poter riconoscere sempre più quali produzioni sono legate con la qualità. Ancora una volta abbiamo assaggiato la creatività, si può dire proprio assaggiato, non toccato, la creatività dei nostri artigiani, in questo caso del gelato, che ogni anno ci propongono delle interpretazioni che sono quasi, che noi non ci arriviamo neanche, e loro le rendono tangibili e assaggiabili. Quindi questa è in questo momento, anche che vedo Genova piena di turisti, è un elemento in più di dimostrare quanto è importante la qualità, il saper fare e la creatività anche un po' artistica applicata a qualcosa di culinario. Lo vediamo, è un po' di moda in questi ultimi anni lo show cooking, ma qua non si tratta di fare show, si tratta di fare sostanza.